mi si nota di più se vengo o non vengo? Questa celebre frase di Nanni Moretti si attaglia perfettamente al Salone dell'Auto di Parigi 2018, che è in pieno svolgimento e dove, oltre alle tante novità, si sono anche notate le importanti assenze. Tanto per fare qualche nome, tra i brand mancanti alla kermesse parigina si possono annoverare, tra gli altri, nomi come Volkswagen, Ford, Opel, Nissan, Mazda, Fiat e Alfa Romeo. Defezioni pesanti che non hanno comunque impedito ai costruttori presenti di inondare i loro stand con tante novità interessanti che facevano bella mostra di sé nel Salon dell'Automobile. Come ormai da alcuni anni, le protagoniste della rassegna parigina sono state soprattutto le vetture ecocompatibili, senza dimenticarsi però di quelle emozionali, in grado cioè di dare un brivido subito, al primo impatto. In questa categoria rientrano senz'altro le Ferrari, marchio che a Parigi presentava due barchette stile retro denominate Monza SP1 e Monza SP2 e distinte tra loro solo dal fatto di essere monoposto o biposto. La meccanica è quella della Ferrari 812 Superfast, dotata di un possente V12 da 810 cavalli e 719 Nm di coppia. Prestazioni? Da 0 a 100 in 2,9 secondi e velocità massima superiore ai 300 orari. Il peso poi è di soli 1500 kg, grazie al massiccio uso della fibra di carbonio con cui è realizzata l'intera scocca e numerosi particolari. Visto che la rivalità tra le rosse di Maranello e le frecce d'argento non si consuma solo in pista, a Parigi Mercedes ha portato la sua bellissima EQ Silver Arrow, una monoposto che omaggia la V125 Record Wagen, con cui Rudolf Caracciola ottenne uno storico record di velocità nel 1938, viaggiando a quasi 433 km l'ora. Sotto la sua carrozzeria, però, c'è un motore elettrico da 750 cavalli di potenza massima, alimentato da una batteria da 80 kW posizionata nel pavimento dell'auto. Lunga 5,30 m e alta appena un metro, la EQ Silver Arrow è costruita in fibra di carbonio e monta enormi cerchi in lega da 24 pollici all'anteriore e 26 al posteriore, gommati con pneumatici slick. Il tema della supercar ecologica viene sposato anche da Audi, che al Salone di Parigi esponeva la due posti PB18 e-tron, un'auto con tante soluzioni riprese dalle auto da corsa, dotata di tre motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 680 cavalli, che possono arrivare a 775 per brevi accelerazioni. Sull'asse anteriore c'è un motore da 204 cavalli, mentre i due posteriori erogano 476 cavalli, una soluzione che ha permesso ai tecnici di ottenere la trazione integrale senza collegamenti meccanici fra le ruote anteriori e posteriori. Un altro rimando al passato arriva invece dallo stand Porsche, dove la casa tedesca esponeva la 911 Speedster Concept, un'auto concepita per festeggiare i 70 anni del marchio e ovviamente ispirata alla storica 356 del 1952. La base è quella della 911 GT3, con un motore 6 cilindri boxer di 4 litri aspirato con potenza di oltre 500 cavalli. Naturalmente al Mondial de l'Auto de Paris non c'erano solo supercar, anzi, le novità presenti erano talmente tante e di diversa natura che sarebbe impossibile elencarle tutte,